Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Astral Chain. La scorsa volta abbiamo completato il secondo capitolo, oggi siamo pronti per proseguire con il terzo. Iniziamo! Eccoci qua ragazzi, allora ZL più ZR per iniziare. Allora, sì, carichiamo questo salvataggio. Vuoi caricare i dati di questo stile di gioco? Sì, continuiamo facile perché ci risulta più semplice proseguire con l'avventura. E, come ho detto all'inizio, la scorsa volta abbiamo completato il secondo capitolo. L'ho dovuto dividere in due parti perché era bello lungo. Credo che da adesso in avanti tutti i capitoli saranno lunghetti, quindi ci sarà da fare un pochettino di tagli e cuci, cioè dividere in più parti. Distretto, inaccessibile, laboratorio. Ok, voi godetevi la storia, io continuo a dire quello che stavo dicendo. Stavo dicendo che abbiamo completato la scorsa volta il secondo capitolo diviso in due parti. Se ve lo siete perso, andate a guardarlo adesso. Ve lo lascio qui su nelle schede. Adesso proseguiamo con Legame, capitolo 3, centrale di polizia. Sembrerà assurdo, ma non ricordo. Ah, ok. Sì, direi che sono sveglio. Brenda Moreno. Ma come mai tutti questi cognomi ispanici? C'è qualche sviluppatore che ha una passione per i paesi latini? Sei rimasto privo di sensi da quando sei uscito dal portale. Hai dormito per 3 giorni. Il tuo corpo è cambiato. Non ti preoccupare. E chi si preoccupa? L'ultima volta, quando il mio corpo è cambiato, sono diventato super forte. Ok, possiamo già muoverci. Ok. Il comandante ci vuole parlare. Ok, ok, grazie per il consiglio. Sì, abbiamo attraversato sicuramente, passato un brutto momento. Mamma, come pompa sempre la musica, mamma mia. Abbiamo avuto un brutto momento per il semplice fatto che papà ha fatto l'eroe e si è sacrificato per noi. Andiamo a vedere che cosa ha da dirci il comandante. Ah, you're on your feet again. Sì. Good. Siamo sorpresi di cosa? Neuron. Ok, abbiamo perso i 4 Legion. Ehi, agenti migliori. Mm-hmm. Ok, chiaro. Io ho recuperato spada, nel frattempo. Ok, è stato attaccato anche il centro Aegis, il che di per sé è già un grosso problema, ma io non credo affatto che si tratti di una coincidenza. Hanno compromesso gravemente la produzione di Legion, ci vorranno mesi prima di poterla ripristinare. Avrei capito dove voglio arrivare, il tuo Legion è l'unico che è rimasto, quindi il Legion Spada è l'ultimo. Ed è l'unico, ovviamente non ci aspettiamo alcuna indulgenza alle chimere, i loro attacchi saranno ancora più efferati. Dunque, almeno finché la produzione di Legion sarà ripristinata, l'unità... Ok, la riorganizzazione... Sì, l'unità... Ok, era organizzata sotto la tua guida, quindi siamo noi al comando adesso, tuttavia la nuova struttura dell'unità è molto semplice. Ok, sono tutti di supporto alle mie attività. Ok, quindi collaboreremo sempre con la polizia. Sarò all'altezza dell'incarico. Sì, grazie, sì, effettivamente ho fatto il fenomeno l'altra volta, superpoteri. I membri in unità, tu sei differente. Siamo in neurological harmony con il nostro Legion. Siamo super synchronized. Roba alla Evangelion, a quanto pare. Mm-hmm. Sì, sì. I couldn't ask for a more suitable hand on the Legatus system. Ok. You've already exceeded my expectations, Howard. Insomma, siamo dei fenomeni per lui, quindi è molto contento del nostro risultato. Con il tempo legheremo sempre meglio. Le chimere non avranno scampo contro noi due insieme, io e il mio Legion Spada. Lo stesso Legion Spada che ho usato come paracadute per salvarvi da una caduta rovinosa, cosa veramente poco elegante.
sala d'addestramento c'è un programma che, che credo potrà essere utile, ma ancora sala d'addestramento. Ok, quindi adesso nella sala d'allenamento c'è un nuovo programma che servirà per allenarci proprio con il nostro nuovo potere. Ok, andiamo a, a consultare il terminale di allenamento come prima cosa. Non c'è più Jin, quindi possiamo andare direttamente alla sala d'addestramento, a quanto pare, per andare... Oddio, non era da qui l'ascensore? No, mi sa proprio di... forse qui dietro, ecco. Sì, è proprio da qui. Credo che l'obiettivo sarà sempre mostrato. Perfetto, addestramento. Vado a vedere di che cosa si tratta, ragazzi, ma chiaramente non vi tedierò. Ehi, hey, hey, ferma! Chi è che mi vuole fermare? Qualcuno ha perso la testa. Lol. C'è qualcuno nel pupazzo, è tipo la mascotte della polizia? Marie Vance. Eh sì, è tipo una sorta di mascotte. Agli ordini. Sono il cagnolino. Come si chiamerà? Vediamo cosa ha da dire. Lappi! Tu devi essere una nuova recluta. Sì, ha sentito già parlare di noi. Ok, possiamo chiamarlo Lappi. Sì, sì, migliori amici. Proprio amici del cuore, Lappi. Come cane poliziotto io insegno con il sorriso le norme di sicurezza ai ragazzini e alle ragazzine dell'arca. Non è tutto. Ok, anche informazioni sulla Neuron. Ma certo che sono pronto. Quindi il nostro nuovo trainer è lui. Ok. Ok, perfetto, quindi ci ha dato informazioni su questa parte della Neuron. Ok, ha da fare, va via Lappi, vai. Sì. Da inseguire delle macchine. Come proprio il migliore dei cani. Ok. Ok, mi vuole dire un segreto prima di andare via. Ed è praticamente una sorta di guida, però ci guiderà in punti diversi della Neuron volta per volta, non tutto insieme a quanto pare. Mi ha rivelato un segreto. Quando sei al quartier generale premi X per mostrare il menu delle scorciatoie e raggiungere velocemente una destinazione. Perfetto, questo è molto utile. Puoi muoverti per centrare un lampo. Ok, mi godo l'addestramento. Quindi adesso, grazie all'aiuto di Lappi, wow, come corre! Possiamo spostarci all'interno della Neuron velocemente. Ok, io ragazzi mi sciroppo un attimo sta addestramento, vedo di che si tratta. E poi dopo proseguiamo. Complimenti, ora sei un Legionis! Non li diventano mica tutti, sai? Lascia che ti spiego un po' le cose. Le tue abilità con l'ausilio di un nuovo programma, dono del comandante. Ok, quanti addestramenti? Ce ne sono vari. Ok ragazzi, me li faccio un pochettino uno ad uno. E una volta finito poi proseguiamo con la nostra avventura. Io imparo un attimo queste cosette che poi vedrete utilizzare più avanti nella storia. Ok ragazzi, abbiamo completato l'allenamento e c'è subito un dialogo. Ok, lei dice che lei userebbe questo potere per andare a salvare papà subito. Ok. C'è papà che ha fatto, come ho già detto, l'eroe e lei ritiene che sia ancora vivo, come anche io penso che sia. I codici materiali e genetici delle chimere possono essere usati su un Legion per potenziarlo. Beh, non male.
Ogni legion può usare per volta solo due delle tecniche apprese. Una volta usate dovrà aspettare che si ricarichino. Round Sword e Power Charge. Dotando un legion di codici abilità si possono ottenere diversi benefici. Ok. Allora, adesso prossimo obiettivo, c'è una chiamata. È di nuovo Lappy. L'addestramento va benissimo. Ok, ci porta in giro ancora per la base. Ok, vuole che ci facciamo un giro ben preciso nella Neuron. Nel frattempo voglio dirvi che cosa abbiamo fatto nell'allenamento di Lappy. Sostanzialmente la cosa più importante che abbiamo fatto è imparare le abilità del nostro Legion Spada. E ci sono tutta una serie di tecniche che poi vedrete utilizzare nel corso delle battaglie che faremo più avanti. Ok, questo è il primo punto. Fanatismo tecnologico. Tieni un codice non so che. Questa è la prima zona, credo, che Lappy volesse che raggiungessimo. Ok, grazie per l'info. From ex-baton upgrades to special gear. If you need that ex... Ok. If Lappy's here, that can only mean one thing. Name's Tabitha. Tabitha Bernard. Tabitha Bernard ci sta spiegando, credo ci spiegherà come utilizzare questa parte della mappa. Especially the ex-baton and Legatus. Ok, Manganello X e Legatus. Perfetto. Wait. Non dirmi che... No, amica, non so niente. Ok. Ok, abbiamo un modello di manganello obsoleto, quindi lei ci darà, spero, un upgrade. Ok, perfetto. Ted, I'll tell you what. I'll start setting up if you'll go get Ted's attention. Tell him you need material codes. Ok, parliamo con Ted. Oh, sorry. Sorry, I was just revisiting a few of my favorite explosions. Ted Garcia. Ted Garcia, un altro col nome ispanico, ma chissà. So, who are you? Oh, right, you're one of the new. Sono Elpio, amico mio. Material codes, huh? Well, you have to go through the proper procedure. Ok, negozio. Acquista. Codice materiale. Non costa nulla. Uno. Ok. Io credo che poi più avanti... Ci sono varie granate e cose. Più avanti sarà più difficile ottenerli sicuramente. Ok, adesso ce lo abbiamo. Possiamo parlare con lei. Gli diamo un manganello e ci fa sicuramente un upgrade. Potenzia... Sì... Ok, adesso quindi possiamo avere anche noi lo spadone come ce l'aveva papà. Ok, potenziamento effettuato. Il manganello X è un'arma versatile a cui si può cambiare modalità per adattarsi a diverse situazioni di combattimento. La modalità manganello consente di eseguire attacchi rapidi e consecutivi, efficaci contro nemici veloci e sfuggenti. Gli attacchi a distanza e modalità pistola sono perfetti per colpire nemici che volano. Gli attacchi in modalità gladio sono lenti ma potenti e permettono di spezzare la difesa del nemico. Ok, secondo me è proprio bello forte sto coso. I nemici colpiti da manganello X fanno cadere dei dati che vengono assorbiti e usati per ripristinare l'indicatore del Legion. Perfetto. There. Now you can use your ex-baton's gladius configuration. You know. Oh, speaking of the captain, I forgot I have an order of his that I never got to do. That camera should have all the upgrades he asked for. Even Camaro should show up nice and clear now. I even threw in a data card for free, so you can start using it right away. Ok, ci dà anche una videocamera, a quanto pare. Fotocamera Neuron, realizzata da Tabitha per Max, Tabitha, dispone di varie funzioni speciali. Perfetto. Adesso Lappy ci spiegherà anche questo. Ok, quindi dobbiamo fare una foto all'Lappy. Scatta delle foto ai tuoi nemici, alle persone e ad altro per aggiungere al database del tuo PC. All'interno dell'arma puoi vedere le foto che hai scattato. Ok,
Ok, perfetto. Facciamo una foto all'appi. Come si farà? Ah, ok, premendo destra c'è la macchina fotografica. Mettiamoci per bene, ragazzi. Facciamo una bella fotina fatta veramente per bene. Si scatta con la ZR, ovviamente. Perfetto. Vuoi salvare l'immagine? Sì. Looks like it works. Ok. Ok, ce ne occuperemo noi finché non torna papà. Ok, l'appi ci dà appuntamento alla prossima tappa. Ragazzi, quindi questa fase è tutta di esplorazione della base. E niente, abbiamo anche il movimento rapido da una parte all'altra. Da qui si esce, quindi non è da qui che dobbiamo andare. Dobbiamo sicuramente cambiare piano. A meno che... No, da qua non si può andare. Ok, please. E dove si va? Piano principale? Andiamo a vedere un po'. Esplora tutto il quartier generale. Cavolo, dobbiamo esplorare tutto, tutto quanto. Vediamo da qui. C'è un altro punto. La sala caffè. Momento di relax. All'area relax. This is the break room, where dog tired members of Neuron come... Ok, qui ci si rilassa. L'appi. Come fa l'appi a teletrasportarsi? Ok, possiamo anche utilizzarlo. Ok, ci sarà sicuramente dei bonus. Ok. E infatti, prima delle missioni ci suggerisce di prendere un energy drink per potenziarci sicuramente. Vai, allora, relax, è finito. Vabbè, sicuramente possiamo interagire. Ecco, come posso aiutarti? Compra, vendi, chiacchiera, compra, tipo. Sì, sì, tutto con moderazione. Allora, vediamo, acquista. E ci sono vari tipi di bevande. Adesso non mi sembra il caso, perché non sto partendo per nessuna missione. Però, dai, compriamone una giusto per provare. Si dovrebbe attivare in automatico, a quanto pare. Grazie, ok. Ok, visitiamo un altro punto ancora. Restare in salute. Ci sarà l'infermeria dove ero prima, quando mi sono svegliato all'inizio di questo episodio. Ok. Hey, you're not hurt, are you? Guardate l'appi. The infirmary is the place to go. Ok, qui è dove ci si cura. Dr. Brenda. Ok. Ok, vabbè, sciocchezze. Fa battute, umorismo inglese, l'appi. Ok, e quest'altra zona l'abbiamo esplorata. Proseguiamo con la prossima. Ce ne sono un'infinità. Questa è la sala di comando. Che cosa c'è qui? Alta manutenzione. Usa il terminale. Questo qui non si poteva utilizzare prima. È il terminal del Legatus. Dov'è l'appi? Mo ce lo ritroviamo dietro. Lo sapevo. Ok. Ok. Ok, quindi possiamo manutenere Legion oppure cambiargli colore. Okay. Perfetto. Ok, bene. Ok, perfetto. Vabbè, avete capito, qui serve per lavare il Legion e cambiargli di colore. C'è un terminale, si infila e possiamo... cavolo, è veramente tutto sporco! Manutenzione. E come si lava? Dobbiamo staccargli tutti quei cristalli strani. Ok, uno io l'ho levato dalla testa. Solo in determinati punti bisogna sparare per liberarlo dai cristalli. Ok, manca l'ultimo. Perfetto, adesso è tutto brillante nel pieno delle sue forze.
colore Legion. Qui possiamo cambiargli colore, ma al momento non abbiamo altri colori disponibili, quindi possiamo proseguire anche adesso. Gli abbiamo dato una bella pulita però, e passiamo al prossimo punto da esplorare. Però abbiamo una chiamata. Marie. Eh sì, uno sdoppiamento di personalità pazzesco. Di che si tratta, Marie? Sentiamo. Ok. Ok, vuole che andiamo nel garage, che poi è anche più o meno l'ultima zona che dobbiamo andare ad esplorare, che credo che questo piano sia tutto finito. Qui ci sono i bagni, rifugio. Ci si può proprio andare in bagno? Mamma mia, parecchio dettagliato. Ok. L'API è in posizione cacca, sta proprio facendo cacca. Vabbè. Questa non la conosco, non conoscevo questo modo di dire. Vado a sniffare le... ad annusare le rose. Ok, quindi anche quest'altra zona l'abbiamo esplorata. Io vedo che c'è ancora un altro punto lì davanti. L'ho visto mentre ero nella toilette. Qui ci sono, sì, vabbè, l'armadietto. Questo l'ho già visto perché già nel primo episodio c'ero capitato per caso. Ci possiamo cambiare di abito noi personalmente. Ognuno ha il suo armadietto, noi compresi. Ok. Ok, perfetto. Qui, vabbè, c'è poco da vedere. Lappi continua a fare battute un po' lame, un po' sciocche. Ok, abbiamo fatto tutta la visita. Ok, abbiamo ottenuto la spira di Lappi, una ricompensa rarissima di Lappi che raffigura la sua faccia. E uno dei 6 oggetti di Lappi, ottienili tutti e vedi cosa accade. Perfetto, ok, finito con Lappi, adesso possiamo proseguire con l'alter ego di Lappi, ovvero Marie. Andiamo a prendere l'ascensore e andiamo al garage, dove lei ci sta aspettando. Andiamo a vedere che cosa vuole anche lei. Ci affibbierà qualche altra missione strana? Sicuramente sarà di diverso tipo, perché in realtà Lappi e Marie sono la stessa persona, però adesso lei sicuramente si comporterà diversamente. Lì dietro c'è il suo abito, il suo costume. C'è un gattino. This little guy while out on patrol. Mm-hmm. I couldn't just leave him out there. Vabbè. And you had to bring him back, right? Ok. Come prima missione mi sembra un pochettino fuori luogo e di basso livello. Down here and wondered if something was up. And speaking of scratches, stray animals are very... You of all people should know that bringing them here is way, way off. È pericoloso portare animali qui dentro perché possono diffondere il... diciamo, la contaminazione. Hand the kitty over to me. I'll make sure he gets safe and... Ok, il gatto se ne deve tornare a casa perché potrebbe portare malattie, poverino. No, odio quando prendono gli animali in questo modo per la collottola, diciamo, si può chiamare quella parte di pelo e di pelle un po' elastica. Poverino, veramente lo sbatte fuori, non si fa. Povera Marie, aveva già fatto la spesa. Ok, anche questa è fatta. Ok, questa sembra veramente una missione seria. Ok. Ok, ricevuto. Dobbiamo andare a questa Maison Forest o qualcosa del genere? Maison Forest? Ok. All the other officers have their own assignments, so go if of course you're feeling up to it. Maison Forest. Perfetto. Come on, let's get going. Oh, oh my. Okay, well,
Take your time and make sure you don't forget anything. Ok, benissimo. Siamo pronti per la partenza per questa missione seria. Incontra Kira sul tetto. Andiamo sul tetto a incontrare la nostra sorellina. E siamo pronti per partire per una missione seria. Occuparsi del gatto non mi sembrava proprio il massimo. Quindi invece adesso piuttosto andiamo a salvare queste persone nella foresta. Incontriamoci con Akira. E partiamo, credo. Ok, sparizioni nella Mason Forest. If it's about that cat, forget about it. I told you, no more cats here. Come on, let's go. Ok, il gatto è andato, poverino. Povero gatto, se ne è occupato lei. Andiamo? Certo. Next stop, Mason. Mason Forest, si vola. Andiamo a vedere, dai, facciamo qualcosa di serio. Ma come volerà questo elicottero? Veramente sono curioso di saperlo. Magari in un prossimo futuro una tecnologia del genere sarà anche sviluppata. Chissà, chissà. No, il gatto! Che ci fa qua il gatto? È scappato! Non aveva detto che se n'era occupata? Oh, mamma mia, dovremmo sicuramente anche recuperare il gatto in sta missione. Ok. Ok. Dobbiamo interrogare gli abitanti e ce li abbiamo lì proprio nel menu. Abbiamo una pulitona qui in generale. C'è tutta contaminazione un po' in giro. E ci sarà magari qualcosa. Si può passare o recuperare qualche oggetto? Non è servito a nulla, nulla proprio direi. Ok. Niente più? Niente più? Niente più. Ok, proseguiamo verso gli abitanti. Tanto loro non possono vedere il Legion. Proseguiamo verso la prossima chiacchiera. Questo poliziotto qui invece ci dirà qualcosa di utile. Ragazzi, tutto bene? Il fatto è che abbiamo un drone per pattugliare la zona, ma lo abbiamo perso. Sono venuto qui a cercarlo e beh, eccolo lì. Lassù. Ok, come lo recuperiamo? Ci tiro il Legion sicuramente. Dovrei fare a raggiungerlo. Ok. Mio fratello. Ah, è stato qualcosa di utile. Come farai? Lascia che. Ok. Fai ciò che sai. ZL. Boom! Via! Andato. Neanche il tempo di capire. È andato in corto, è stato attaccato, è un problema. Se diamo un'occhiata alle sue registrazioni, credo di no. Ecco, grazie mille, vediamo che cosa abbiamo qui. Ah, grazie per l'aiuto ragazzi. Ok. Quindi, perché è partito? Perché posso? Esamina. Ok, posso controllare il drone. Qualcosa di grosso ha colpito il drone in questo punto. Qualcuno, qualunque cosa fosse, ha colto il drone di sorpresa. Non ha fatto in tempo a rivelare alcun pericolo. Quindi forse l'attacco è stato portato da grande distanza. La prova, il buco dell'impatto sul drone. Ok, abbiamo raccolto un'informazione giudicata dalla posizione del danno e dall'angolazione dei proiettili. Direi che il colpo è stato sparato a mezz'aria. Comunque cosa abbia colpito questo drone, era in aria anch'essa. Ok. E quella che si evince dal filmato registrato fino a subito prima dell'attacco. Giunti fino a questo punto, vediamo se riusciamo a scoprire qualcos'altro di utile. Ok, anche questo è stato fatto. Quindi possiamo passare al prossimo dialogo. Vediamo un po'. Sei dei danni, ovvero? Sei qui per darci una mano. Hai scoperto qualcosa in merito ai casi di sparizione? Questa ragazza mi ha appena dato delle utili informazioni che potrebbero portarci al colpevole. Dovresti parlare con lei, anche tu, se vale venire in mente qualcos'altro di utile. Ok, donna preoccupata.
vedo la mia amica da 4 giorni, per caso che sia la vera e propria sparizione. Dobbiamo andare insieme in Piazza dell'Armonia. Nell'Armonia, questo fine settimana, non mi avrebbe mai dato buca così. Ok, ma non è lei, secondo me, con la quale dobbiamo parlare. La donna Charliera, quella che chiacchiera molto. Senti, l'altro giorno ero sul balcone a vedermi il tramonto, come ogni sera. Era un vero spettacolo, un ricordo che custodirò gelosamente nel mio cuore, sigillato da una lacrima solitaria. Mentre contemplavo assorta la bellezza effimera della vita, per poco un urlo straziante non me l'ha fatta fare addosso. Sono corsa dove proveniva, ho notato un drone giallo, lanciato uno strano lamento e poi è volato via. Ok. Stato proprio capito quel drone essere stato responsabile di tutti quei casi di sparizione. Trova e arresta quel drone. È stato il drone, mi sembra strano. Ok, qui invece chi c'è? Esperto d'arte. Ti interessa? Hai buon gusto per essere uno della polizia. Questo murale è stato dipinto da un prominente membro del collettivo artistico avanguardista Parnaso. Dicono che quando dipinge ali d'angelo, degli uccelli neri gli volino intorno. Ammaliati. Idilliaco, vero? Bah, per essere un graffito. Oh, è vandalismo? Bah, per essere un graffito. Nessuno ha più buon gusto, ma forse tu puoi aiutarmi comunque. I membri del Parnaso sono piuttosto solitari. Ma io darei qualsiasi cosa, pagherei qualunque cifra per incontrare l'autore di un capolavoro simile. Vi prego, trovatelo per me. Ma tu capisci che ci stai praticamente chiedendo di arrestarlo, vero? Dice la nostra sorellina, arrestarlo? Metteresti in galera il più grande artista emergente di tutta l'arca? Ma non avete un'anima. Grazie per il tuo contributo, poi faremo sapere, bla 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 bla, ok. Gli uccelli neri volano intorno al sospetto quando dipinge. Cerchiamo dei corvi e potremo coglierlo sul fatto. Ok, è abbastanza sensato. Nel frattempo facciamo assorbire al nostro Legion quello che deve assorbire. Ma qui c'è ancora da parlare? Com'è possibile? Ah, ok, perché devo tornare quando poi ho trovato il tizio dei graffiti. Adesso valla a trovare. Eccolo là. Dovrebbe essere lui. Ah no, questo è uno dei robot. Tempismo effetto, questo momento robot non vuole darmi retta. Pensai che l'ho appena fatto revisionare da non crederci. Questi strani segnali interferiscono la sua antenna. Ok. Quindi abbiamo raccolto un'altra info. Strani segnali, l'Iris dovrebbe essere in grado di dirci di che si tratta. Ok, qui con l'Iris possiamo vedere, diamo un'occhiata. Ok, qui c'è da usare il fendente, che è una delle abilità che ho imparato nella tutorial. Quindi c'è un coso di luce lì, facciamo venire fuori il Legion, posizioniamo la il Legion nella posizione giusta. Ha smesso finalmente. Come ha fatto, gente? Non l'hai nemmeno toccato. Eppure, segreti. Io controllo i fantasmi. Grazie aiuto, chissà se il problema era davvero l'interferenza segnale. Cioè, poteva essere il fantasma, no? Ma certamente, amico, rimani convinto. È sicuramente un fantasma. Stai sereno. Questo è il robot. Possiamo vedere? No, nulla. Silenziosissimo. Qui c'è della gente che perde tempo. Qui c'è un altro agente di polizia con un bimbo. La persona è scomparsa, sai chi è? Il fantasma rosso. Fantasma rosso, nuova informazione raccolta. Che mia sorella dice di aver visto una sagoma in fiamme, rossa e opaca, senza gambe, trascinare un adulto. Ma strano. Vediamo il poliziotto che dice. Sto chiedendo questo giotto se ha qualche informazione da darci. Non so se dire lui. Potrei provare a chiedere qualcosa anche tu. Io già ci ho parlato, grazie mille. Vediamo qui, mercante di strada, dai un'occhiata alla mia merce, compra, vediamo che cosa ha, vediamo un po' che cosa offre, acquista, medicine, granate, non male, potrebbe essere utile all'occorrenza, ma non adesso, vediamo piuttosto parlandogli che cosa dice. Quindi negli ultimi tempi non si parla altro del fantasma rosso, i bambini ci vogliono tenere lontano, avendo roba del genere, ok, è chiaro. Vediamo quest'altro bimbo che dice, le fiamme, l'amico del mio amico, ok, chiacchiere, vediamo qui su, si può andare? Ok,
quanto pare sì, si possono prendere anche le scale. Sì. Ok, vediamo di cambiare zona e vedere se troviamo l'amico. Da qui non si può andare. Aspetta, se no scopriamo qualcos'altro. Sì, tranquilla. Non sto andando via. Vediamo un po'. Qui c'è altra gente con cui parlare. Ho visto il fantasma. Ok, lo zimbello del quartiere. Tutte queste... Ok, nulla. Non sanno nulla. Però c'è qualcosa che posso fare, credo. Perché ho visto un simbolo. Forse possiamo con il nostro Legatus andare a origliare. Sono un'impressione o quei due hanno qualcosa di strano, soprattutto in tempi come questi. Non credi anche tu? Sai cosa fare? E che cosa fa? Che cosa credono di fare? Io ho rigliato, ma... Ah, ok, non cadere amico, dobbiamo fare un balzo. Dobbiamo saltare dall'altra parte, ragazzi. Perfetto, dobbiamo utilizzare le abilità che abbiamo imparato fino a questo punto. Ci sono tante cose che abbiamo imparato. E qua però non saprei proprio come proseguire. Wow, ecco, devo andare di fronte un'altra volta. Ok, proseguiamo. Che cosa abbiamo trovato? Niente, solo una cassa. Occhiali, wow. Abbiamo preso un pezzo per abbellire noi stessi. Però qui intorno non mi sembra ci sia altro, quindi dobbiamo tornare indietro e trovare un'altra strada. Dove posso saltare? Ok, riproviamo a salire da qui. Non so se è solo questa la cosa che possiamo fare da questa parte, perché ho visto anche che si poteva scendere. Ok, corvi neri. Andiamo alla ricerca di questi famigerati. Qui c'è un'altra scala. Me l'ero persa, era proprio davanti, anzi dietro al robot. Quindi possiamo recuperare adesso tutto questo materiale. Possiamo anche saltare là di fronte e andare a prendere una cassa. Un'altra cassa, ragazzi. Lì il Legion potrebbe andare, ma che ce ne frega a noi di andare a recuperare ancora altra roba. Ancora un codice materiale comune. Credo di leggere bene, ma potrei sbagliarmi. Ok, qui ci sono dei bimbi. E oltre i bimbi, ci sono dei corvi, ragazzi, li ho visti. Quindi sicuramente qui dietro c'è il tizio. Ma vediamo prima questo bimbo, pare che ci dobbiamo parlare. Che cosa fanno? Allora, sta cercando qualcuno che è scomparso. Sappiamo qualcosa che potrebbe interessarvi. Sentiamosi, ma piano, non si fa nulla per nulla. Volete dei soldi? Soldi? No. Ovvero pensate di poter comprare con dei soldi le nostre informazioni? Dovete risolvere un enigma. Esatto, si risolve l'enigma dei fratelli enigmisti, super speciali. Vedremo quello che... vi diremo quello che sappiamo. Se lo spendete bene non ottenete nulla. Divertente, vero? Ok, risolve l'enigma che è stato il mio forte. Allora, che ne dici? Proviamoci. Allora, vediamo un po', fratelli enigmisti, che cosa avete da dire? Allora, cominciamo. Sì? La cosa è questa, ognuno di noi ti dirà qualcosa, ma solo uno di noi dice la verità. Tu devi ascoltare e ricordare attentamente e capire chi di noi non sta mentendo. E poi ti diremo anche cose come sta mentendo o dice la verità, ma solo uno di noi dice la verità. Solo quando non avremo finito tutti avrai sentito abbastanza per decidere chi ha detto la verità. Iniziamo con il primo. Sono il primo fratello. Il quarto fratello mente. Ok, lui a sinistra è il primo e dice che 1, 2, 3 e 4 mente. Io sono il secondo, il quinto mente. Ok, l'ultimo mente, dice lui. No, il quinto dice la verità. Io sono il secondo fratello e il quinto fratello dice la verità. Io sono il terzo e il primo e il secondo hanno detto la verità. Ok, quindi... quello, il quarto mente e il quinto dice la verità e lui dice che gli altri due hanno detto la verità. Io sono il quarto, il terzo ti ha mentito sicuramente, quindi il quinto non è quello che dice la verità. Il quinto io dico la verità e anche il terzo. Ok, il terzo. Quindi se il terzo dice la verità ma
il secondo mente, per me il fratello giusto è il quarto. Vediamo un po'. Io dico che è il quarto fratello quello che non ci ha mai mentito. Hai capito chi ha detto la verità? Sì. Bene, è arrivato il momento della verità. Io dico che è il quarto che dice la verità. E abbiamo indovinato. Perfetto. Wow, gente, nessuno ha mai indovinato al primo tentativo. Beh, ragazzi, faccio questo da una vita. Anni e anni di videogames. E questo tiene il premio speciale, ecco a te. Che mi date? Carica Legion, ha ottenuto. Ha detto che avevano dato una mano con l'indagine, no? Sì, potrebbe non essere vero, ma c'è questa strana porta qui. Foresta Maison. La cosa strana è che è soltanto un ologramma. Ah, ok, quindi è un portale, ragazzi. Deve essere sicuramente importante per voi. Hanno ragione, talmente strano e vale la pena di indagare, grazie. Ok, quindi il portale che loro vedono come un ologramma che non funziona, per noi invece è accessibile, sicuramente. Però prima occupiamoci di quello dei murales. Vediamo un po'. L'abbiamo trovato. Sono al momento del foro, è quasi terminato quest'angelo. Ma certo, aspetteremo qui con calma finché non avrai finito di commettere il crimine. Andiamo, sei in arresto, amico. Crimine, la mia opera delizia la natura stessa. Questi corvi sono attratti dai miei angeli. Anche loro devono rispettare la legge. Invece io scommetto che i corvi sono attratti da quel cassonetto dell'immondizia. Che ignoranza, comunque, agente, la mia opera non è finita. Devo dirvi addio. Ehi, vieni qua, amico. Dobbiamo prenderlo e ci serve sicuramente il Legion per farlo. Sì, quando qualcuno... ok, posso inviare il Legion per stordirlo e poi possiamo utilizzare la catena. E dai, corri, cavolo. Wow, l'avevo quasi preso. Ok, l'abbiamo stordito e lo vorrei imprigionare se ci riesco a girare intorno. Ok, l'ho preso. L'abbiamo catturato e fermato. Mamma mia, con Legion spada l'abbiamo stordito. Gli avrà dato una mazzata di spada dietro la testa, quasi gli staccava la testa. Bene, mi ha fatto saltista, hai dato già un bel po' di grattacapi in zona, amico. Lascia andare, maledetto, ha trovato la mia musa ispiratrice. Io devo dipingere. Ok, quando una volta sarei fuori, allora sarà troppo tardi. Devo dipingere quel fantasma rosso finché il suo ricordo è ancora vivido. Lui sa qualcosa. Porta rossa da cui è uscito. Ok, quindi c'è un portale, ragazzi. Dice soltanto fesserie, ora me ne occupo io, bla bla bla. Siamo ancora qui. Non c'è problema, io qui ho già origliato. Ascolta, ciò che ho visto è sicuramente un fantasma. Ancora posso usare, non so che direi. Ne ho visto uno, un buco nel torace, non poteva essere umano. Ok, io questa qui credevo di averla già fatta sta cosa, perché l'avevo già mandato il Legion. Ok, smetti, ok, se insisti una volta anche tu, devi fare... Ok, neanche io voglio finire in prigione, ho paura che il fantasma ti porti via da me. Non ti lascerò mai, ti giuro. Si amano? Ti amo tantissimo. Glielo. Ok. Abbiamo completato tutta questa fase. Abbiamo parlato proprio con tutti. Allora, che cosa sappiamo? Ok. Another thing these cases have in common is the most recent victim disappeared last night. Ok. La ultima vittima è scomparsa ieri sera, questo lo sappiamo, mettiamo insieme le informazioni. Ok, la gente dice di aver visto qualcosa di strano più o meno quando tutte le sparizioni sono iniziate. Che cos'era? Era un... il fantasma rosso? Esatto, il fantasma rosso è strano, ma la gente dice che sembra venire da un altro mondo ed avvolto dalle fiamme. Che quando vedo il tuo scetticismo, ma sono parecchi ad averlo detto. Ok, i dettagli che ci hanno dato sono... drone
giallo, sparizione, parnaso, strani segnali, fantasma rosso, senza gambe, sicuramente. It has no legs. I guess it just besides no legs. Okay. What other details? Che cos'altro? Aveva un buco nel torace. Sounds like a believably ghostly detail. Speaking of red, the ghost wasn't the only red thing we heard about, was it? Che cos'era rosso? E c'era il portale. Ologramma. No. Red door. That's where the red ghost comes from, remember? Ah, una porta rossa. Doorway to the spirit world. Sounds a lot like a gate. Cavoli, ho sbagliato. Let's see. Our ghost has been up to more than just kidnapping. What else did it do? Che cosa altro ha fatto? Buco dell'impatto. Oddio, non lo so, aiuto. Ah, cavolo, la porta rossa, ho sbagliato. Uomo gatto, buco nel torace. Avrà fatto tipo drone giallo? Hai scordato il grosso buco nel drone di sicurezza provocato da qualcosa? Vabbè. Okay, let's think. Our kidnapper looks otherworldly, floats around with no legs and comes out of a mystic. I mean, that's got to be a chimera. All the talk of ghosts sounds silly. But I guess I keep thinking about the hole in the surveillance. Maybe the chimera shot it down. So our culprit this time can fight from attacchi a distanza. Ok, quindi l'indagine l'ho condotta un po' una schifezza. Queste ultime cose non le ho colte proprio bene, perché pensavo che si stesse riferendo a qualcosa, quando invece si stava riferendo a tutt'altro. Ok ragazzi, abbiamo fatto veramente tantissime cose all'interno di questo capitolo, ma io ho come l'impressione che ci sia ancora tantissimo altro da fare, quindi per il momento io direi che è il caso di fermarci qui e di proseguire con l'indagine, penso all'interno di questo fantomatico portale alla ricerca della chimera, nel prossimo episodio di questa serie. Io quindi per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciare un commento a questo video e di spaccare quel pulsante like. Ciao!